Salve, sono Monkey Simon e tra le tantissime skin di Fortnite era inevitabile che prima o poi alcune di esse avrebbero iniziato ad interagire tra di loro, sia in amicizia che in amore. Molti di questi rapporti sono le famosissime ship, amatissime da molte persone e detestatissime da molte altre persone. E queste unioni, sia amorose che di amicizia, vengono molto spesso teorizzate dai fan. Altre invece sono canonicizzate da Epic, certe volte anche dopo aver ascoltato i fan, dopo aver visto tutte quante le teorie e le storie che si creano attorno a due o più skin. Se non si fosse capito, in questo video voglio parlare delle mie 10 coppie preferite all'interno di Fortnite, non importa che siano fidanzamenti o rapporti di amicizia, e non ha importanza se siano canonici o meno nella storyline di Fortnite, anzi, molte hanno anche a che vedere con le stories di Patsox. E alla posizione numero 10 abbiamo, per l'appunto, Mida e Deadpool, che, anche nella storyline principale di Fortnite, hanno molto a che vedere gli uni con gli altri, in quanto facevano parte della stessa stagione e dello stesso pass battaglia. Ma manco ve lo sto a spiegare, io apprezzo principalmente questo duo grazie alle stories di Patsox, in quanto adoro quando Mida viene bullizzato da Deadpool, che demolisce tutta quanta l'immagine perfetta di sto personaggio, sia all'interno delle stories che soprattutto fuori. Sempre rimanendo in tema stagione 2 del capitolo 2, alla posizione numero 9 ci sono i due scagnozzi degli spettri e delle ombre. Nemici per via delle due fazioni che rappresentavano, che erano contrapposte, dopo lo scioglimento delle stesse si sono ritrovati un po' per forza ad essere amici, ad essere gli ultimi rimasti delle due squadre che rappresentavano. Dalla stagione 4 del capitolo 2 li si è visti andare in giro per la mappa a fare varie attività diverse, inizialmente ancora contrapposti, infatti si sfidavano tipo in gare di ballo per decretare chi fosse il migliore a quanto pare, ma settimana dopo settimana ci veniva raccontata questa mini storyline in cui sempre di più andavano d'accordo, andando poi dopo a svagarsi in giro per la mappa. E chi l'avrebbe mai detto che due scagnozzi generici sarebbero diventati così iconici? Perché alla fine somigliavano a tutti quanti gli altri, ma quei due in particolare sono entrati nei nostri cuori. In futuro mi piacerebbe rivederli, sapere che fine hanno fatto, e non solo come semplice cameo come è avvenuto nella stagione 5 del capitolo 2 dove sbucavano casualmente negli ascensori dell'ordine immaginario. Mi piacerebbe, che ne so, se venisse raccontata un'altra mini storyline proprio come è avvenuto nella stagione 4 del capitolo 2. Alla posizione numero 8 ci sono Banana e Pannocchia, altro duo proveniente dalle storie che potremmo definire i cugini di campagna. Già c'è stagione sì che quando Banana ha le sue visioni imprenditoriali lo aiuta, lo sostiene e lo appoggia. Pensate quando a fianco a Banana c'è sta un'altra persona, un suo simile, un frutto che ha le stesse identiche visioni sul mondo. È la fine. Voglio assolutamente vederli di più nelle storie perché io adoro questo duo, mi fanno morire dalle risate ogni volta. I soldi! Alla posizione numero 7 ci sono Manzo e Pomodoro, il derby di Fortnite, la rivalità più sentita che va avanti da più tempo. Nel capitolo 1 erano gli estremi opposti della mappa, i loro ristoranti ci sono stati sempre sin dal principio e mano a mano sono arrivate anche le loro skin e anche altre skin che rappresentavano le rispettive fazioni. Col passare del tempo all'interno delle varie mappe, anche nel capitolo 2, ci sono stati vari segnali, vari cambiamenti che indicavano come la loro rivalità continuasse con atti di concorrenza leali e sleali. E se non ricordo male c'era persino una modalità apposita in cui si poteva stare o dalla parte di Manzo o dalla parte di Pomodoro. E lo so che la mia skin preferita in assoluto la si potrebbe affiancare alla squadra di Manzo, è vero, però la pizza è la cosa più buona in assoluto, è il mio cibo preferito e quindi non posso non stare dalla parte di Pomodoro, mi dispiace. E insomma, queste due skin non le si possono considerare neanche amiche, è vero, questi due personaggi non andranno mai d'accordo, però è innegabile che non si può pensare ad uno senza poi pensare all'altro, quindi di fatto sono una coppia di amici nemici più nemici. Oh, mo arriviamo a un tema che divide le persone più della scelta tra Manzo e Pomodoro: Drift e Bombarolo. Il caro Drift è sempre al centro di varie storie che riguardano le ship, con chi accoppiarlo, con chi non accoppiarlo, di chi è amico, di chi non è amico, ed è stato in coppia, canonicamente parlando nella storyline di Fortnite, col Bombarolo Lucente, tant'è che ci sono anche i famosissimi caricamenti della season 5 in cui veniva narrata questa storyline di loro che andavano in giro per la mappa, avevano a che fare con il cubo, eccetera eccetera. Però insomma, era canonico che stessero insieme, ma poi a quanto pare nel trailer della stagione 2 del capitolo 2 è stato confermato molto velatamente che i due col tempo si sono lasciati. Poi dalla stagione 10 del capitolo 1 è arrivata Catalizzatore, la versione femminile di Drift. Wow! E la coppia Drift Catalizzatore io non l'ho mai sopportata. Se non sbaglio, a livello di lore, a livello di dettagli, non c'è mai stato nulla che abbia mai confermato una relazione tra i due. Però molte persone hanno sognato, hanno fantasticato ed è giusto così, siete liberissimi di farlo. L'unica relazione ufficiale che abbia mai avuto Drift è quella con il Bombarolo, che io ricordi. E diciamo che io non approvo questa relazione tra Drift e Catalizzatore per alcuni semplici motivi che però sono opinabili e sono soltanto frutto dei miei personalissimi pareri. Anzitutto
Innanzitutto ricordiamoci che Catalizzatore ufficialmente è la controparte femminile di Drift, una copia del Loop, così come lo erano tutte quante le skin della stagione 10 del capitolo 1. Per dirvi, Lord X non è Ruggine, è una copia del Signore della Ruggine, una sua versione alternativa, quindi Catalizzatore è una versione alternativa di Drift. In sostanza, se volessimo essere proprio fiscali, come ve lo posso dire, Drift si è fidanzato con se stesso! Qualcuno mi potrebbe dire, va bene, ma se non vogliamo vedere per forza queste persone, queste copie, come appunto copie del Loop, quindi come cloni diversi di se stessi, allora si potrebbe tranquillamente fare questa coppia, soprattutto se, come le stories, fai finta che quello sia un universo alternativo dove puoi reinterpretare alcuni dettagli. Verissimo, e potete tranquillamente pensarlo, potete tranquillamente accoppiare questi due personaggi. Alla fine non è che è una religione, non è che io mo vi sto imponendo cosa pensare o che gusti avere, ci mancherebbe altro. Così come qualcuno mi potrebbe dire, allora Jonesy e Banana non possono essere neanche amici, in quanto Jonesy sarebbe amico di se stesso, perché effettivamente Banana è una versione alternativa di Jonesy che è entrato in un rift ed è uscito fuori così. Verissimo, però il fatto che siano fidanzati, che quindi superino certi limiti, un po' mi fa strano, ecco. Ma appunto questa mia opinione potrebbe essere tranquillamente opinabile, potendo pensare che comunque sia, è vero, queste copie del Loop provengono da te stesso, sono tue versioni alternative, ma col tempo acquisiscono una propria personalità, così come sia nella storyline di Fortnite che nelle stories, Banana sì, potrà anche essere un Jonesy, però intanto col tempo ha acquisito una sua personalità che niente ha più a che vedere con Jonesy, quindi sì, si potrebbe parlare di un individuo distinto e a sé stante. Quindi la mia visione non è per forza la verità assoluta o un qualcosa di oggettivo imprescindibile. Dall'altra parte sta coppia non mi piace perché è l'esempio lampante di come, a meno che la Epic non confermi che ci sia un rapporto fratello-sorella, padre-figlia o viceversa, insomma vedete voi i ruoli, chi è vestito uguale o chi ha un aspetto simile ad un altro automaticamente devono essere fidanzati. Ora, io non escludo che anche nella vita di tutti i giorni un fidanzato o una fidanzata o un qualunque tipo di coppia che ha una relazione amorosa si possano vestire nello stesso modo, ci mancherebbe altro. Però cavolo, tutti quanti quelli che si vestono uguali devono per forza stare insieme? Cioè, allora a sto punto perché non si parla poi così spesso dei Drift e V che fanno parte della stessa fazione e sono vestiti più o meno in modo simile? Allora, cioè, sono fatti l'uno per l'altra. Ogni tanto un po' di diversità, sia caratteriale che d'aspetto fisico, ci vuole tra due persone, altrimenti noi possiamo ragionare solo e soltanto sulla fazione che rappresentano due personaggi o sull'abbigliamento, cioè non si può uscire da sti due binari. Quindi a me piace tantissimo la coppia tra Drift e il Bombarolo, che è stata sicuramente più approfondita di quella tra Drift e Catalizzatore. Alla posizione numero 5 c'è un'altra coppia proveniente dalle stories, non di fidanzati e non di amici, bensì di nemici, proprio come Manzo e Pomodoro. Infatti non si può pensare a uno senza non pensare all'altro. Sto parlando chiaramente di Banana e Don Torsolone. La loro rivalità affonda le radici nelle stories ambientate nella stagione 3 del capitolo 2, dove Jonesy è vittima di un furto del suo divano e Banana lo aiuta a recuperarlo, inimicandosi però la malavita di Fortnite capitanata proprio da Don Torsolone. La mela rapisce Jonesy, chiede un riscatto, Banana però riesce a salvare il suo amico e Don Torsolone però si fissa che Banana deve iniziare a utilizzare un codice diverso dal codice pazzo e soprattutto che debba utilizzare il tattico, che secondo lui è il miglior fucile a pompa, quindi Don Torsolone rappresenta anche quei giocatori che non sanno fare altro che i tryharder e gli spammoni. Ovviamente tutto quanto in chiave ironica. Un po' come Joker e Batman, ormai Don Torsolone è ossessionato dalla figura di Banana, lo vuole sconfiggere a tutti i costi e solo così si sentirà completo. Non può fare a meno di cercare un modo di essere superiore a Banana con sto complesso di inferiorità che c'ha nei confronti di sto frutto al potassio. Alla posizione numero 4 c'è un'altra coppia proveniente dalle stories, un'amicizia molto profonda che io adoro tantissimo, che è quella tra Condor e Agente Jones. Ho sempre amato sto rapporto che si basa sulla fiducia tra Jones e Condor, soprattutto fiducia che ripone tantissimo Condor in Jonesy. Consapevole di tutta quanta la questione che riguarda le realtà, il punto zero, le energie, l'ordine immaginario, il clan Fox, e che quindi decide di aiutarlo proprio sapendo. E poter capire che tipo di rapporto c'è tra questi due personaggi è stato possibile solo ed unicamente vedendo l'intera stagione dal punto di vista dell'ordine immaginario, dei cacciatori, che teoricamente sarebbero stati visti come i cattivi se la stagione fosse stata vissuta solo e soltanto dal punto di vista di Ruggine, Drift, Jonesy e Banana, cioè i soliti, i protagonisti, quelli che noi definiremo sempre i buoni. Ma in
infatti ad un certo punto della stagione Drift dice noi siamo i buoni e Mando ferma proprio Drift dicendogli sei sicuro che voi siete i buoni? Perché appunto anche quelli dell'ordine immaginario in realtà, almeno per la missione che era stata assegnata ai cacciatori, sono i buoni. Parlo ovviamente delle Pazzox Stories. Sebbene anche nella storyline principale di Fortnite non è che sia stato proprio detto al 100% che quelli dell'ordine immaginario siano i cattivi, nonostante noi siamo contrapposti ad essi. Perché in sceneggiatura è abbastanza banale suddividere in buoni e basta e cattivi e basta, dove i cattivi sono soltanto malvagi e i buoni sono soltanto perfetti, puliti, lindi, casti e puri. I personaggi sono belli anche perché sono delle sfumature, quindi hanno anche dei lati oscuri. Quindi non è detto che quelli dell'ordine immaginario siano per forza dei cattivi, e all'aver vissuto prevalentemente dal punto di vista di Jones e Condor l'intera storyline della stagione 5 del capitolo 2 delle Stories, ha permesso di poter capire le loro intenzioni, di poter capire la loro missione, che comunque sia poi andata anche in malora. Però loro due, a conoscenza di cose che il pubblico ancora non sa, quindi anche noi, hanno agito anche con metodi poco ortodossi, quindi erano anche dei personaggi molto profondi, molto ben scritti, e insieme funzionavano tantissimo. Poi vabbè, oggi Condor non c'è più ed è rimasto solo Jonesy. Alla posizione numero 3 ci sono Kit e Mia Oscol, e questa è una coppia che la si può prendere sia dalle Pazzox Stories, in cui li preferisco tantissimo, sia a livello di storyline principale di Fortnite, in cui sono canonicamente padre e figlio. Non ho mai fatto mistero di come entrambe le skin siano tra le mie preferite in assoluto e di come io adori vederli nelle Stories, in cui mi fanno una tenerezza infinita. C'è poco da dire su questa coppia, se non che potrebbe diventare un trio, magari aggiungendo ai file di gioco la mamma di Kit, che non è Lynx! Guardatevi questo video e iscrivetevi. Alla posizione numero 2, non avrei mai pensato di dirlo, Master Chief e Pescio. Io lo sapete già che cosa penso delle collaborazioni, che non è che stiano su Fortnite, ma che stiano su Fortnite e abbiano a che fare direttamente con la storyline del gioco, quindi influendo sugli eventi, sul cambiare di tutto quanto, sull'evolversi della trama. Sapete che cosa ne penso, sapete che io non approvo. Approvo però il fatto che Fortnite, così come qualunque altro videogioco, faccia collaborazioni con altri videogiochi e brand. È una cosa normalissima e che porta anche a cose molto positive e belle, soprattutto per i fan dei suddetti brand o videogiochi. Lo penso ancora, però, ci sono un paio di eccezioni. Anzitutto Deadpool. Deadpool non mi ha dato fastidio in alcun modo e, sebbene abbia influito su questa rivalità tra spettri e ombre, non mi ha dato fastidio. In qualche modo lui c'entra sempre, ha un particolare personaggio che gli permette di rompere la quarta parete in tutti quanti gli universi e di stare bene con tutto. L'altra eccezione è formata dalle collaborazioni con Kratos e Master Chief, dove si sono create due mini storyline. La prima in cui Kratos diventa nemico di Mancake e la seconda dove Master Chief diventa amico di Pescio. Storyline che è continuata proprio nel trailer iniziale della stagione e io ho amato l'amicizia che si è creata tra questi due personaggi. Guardate quanto sono felici! Un'amicizia del genere non va distrutta, va preservata, va protetta! E soprattutto io adesso pretendo che il secondo giocatore nella modalità co-op della campagna di Halo Infinite sia Pescio! Niente Spartan, niente Marine, niente Arbiter. Pescio. Ah, finalmente l'ho potuto dire. Ma ora è il momento di scoprire chi si trova in prima posizione. In realtà non ci sarebbe niente da scoprire se conoscete il mio canale. Al primo posto ci sono Jonesy e Banana. Io penso che questa, oltre a essere la mia coppia preferita, sia anche la coppia per eccellenza di Fortnite, che è stata mostrata in molteplici contesti, tra cui caricamenti e trailer. E al di là della comicità della coppia, come vi dicevo per il discorso di Bombarolo e Drift, loro sono individui differenti. È vero, Banana è una copia di Jonesy, però sia per aspetto fisico che per comportamenti ormai è un individuo a sé stante. Eppure, sia per quanto riguarda il loro rapporto di nemesi che per il loro lunghissimo rapporto di amicizia nei vari universi, loro stanno benissimo insieme. Oh, eppure sono diversi, eppure se uno non avesse mai visto Fortnite difficilmente li accoppierebbe, ma nonostante la loro diversità formano una bella coppia. Uno schiaffo in faccia a tutte quelle persone che ragionano solo e soltanto per mezzo di quei binari da cui non si può uscire, de stanno insieme nella stessa squadra, sono vestiti uguali, allora possono essere amici o se possono pure sposare. Non funziona necessariamente così. E che cavolo. A me poi Banana e Jonesy mi fanno sempre morire, sia nella storyline principale di Fortnite che nelle Pazzox Stories. Anzi, durante la stagione della Marvel sono stati il mio punto di salvezza, perché io non vedevo l'ora di vedere le scene che facevano loro all'interno di quella stagione. Infatti ho amato tantissimo la storia di Jonesy il primo, che era interamente dedicata alle avventure di Banana e Jonesy, che si ficcano sempre nei peggio casini. Il che, queste avventure tragicomiche a me mi fanno proprio impazzire. Anzi, guardate ogni singolo contesto delle storie in cui ci stanno Banana e Jonesy
stessi. E vi accorgerete di come loro due se vanno sempre a ficcare nella peggio merda. Ed è bellissimo proprio per questo. Ci stava Pazzox che quando bisognava fare le storie della Marvel, che per carità io mi divertivo a creare, però non mi piaceva il fatto che ci fosse la Marvel, mi diceva sempre in anticipo cosa avrebbero fatto Banana e Jonesy per mettermi entusiasmo e così coinvolgermi di più. Ecco, questo per farvi capire quanto io adori sta coppia. E se mai ce dovesse essere una versione aggiornata di sta classifica, penso che nulla spodesterà mai il primo posto. Ma ora, cari Monkeys, è il momento di dire la vostra. Qua sotto nei commenti potete elencarmi tutte quante le coppie che volete, non importa che siano ship, amici, nemici, insomma, ditemi tutto quanto, io vi leggo molto volentieri. Vi ringrazio per tutto quanto l'immenso, costante, infinito supporto che date al canale, sapete che io apprezzo tantissimo. E fatti, dovuti e meritatissimi ringraziamenti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video.